Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta della bellissima valle Intelvi, posizionata tra i laghi di Como e Lugano. La valle è composta da 15 piccoli comuni che presentano tantissimi itinerari interessanti. In questo momento ci troviamo all'Anzo d'Intelvi, la casa comunale si trova a 907 metri sul livello del mare e il paese conta circa 1455 abitanti ripartiti tra l'Anzo d'Intelvi e Scaria. Il paese è anche conosciuto per il suo balcone d'Italia del Monte Sighignola che affaccia sulla Svizzera e sul lago di Lugano. Vedrete nel corso della puntata, scopriremo tante cose belle, a voi le immagini. L'Anzo d'Intelvi è un comune che ha delle variazioni di quote, cioè dagli 800 metri si arriva ai 1320 metri della vetta Sighignola. 800 metri a Scaria, che è la nostra frazione, ritenuta da noi una chicca molto particolare per il semplice fatto che raccoglie dei punti culturali veramente eccezionali. Per esempio nella chiesa di Santa Maria oppure al cimitero di Scaria che raccoglieva diversi paesi di tutto il territorio valintelvese. L'Anzo è un paese prettamente turistico, per esempio posto fra due laghi, che si avvale di molte strutture, a parte gli impianti di risalita. A Lanzo effettivamente il campo da golf è un 9 buche, ma è uno di quei campi in quota che veramente danno un certo tipo di benvenuto non soltanto l'appassionato italiano, ma anche quelli provenienti dalla vicina Svizzera. Devo dire che diverse sono ancora le strutture sportive che esistono in questo paese. Lì abbiamo una foto significativa, è la foto della montagna Sighignola, e da lì alla quota 1300 metri sul livello del mare si può notare il Piemonte e girando sul lato destro accompagnare tutte le Alpi sino alla Jungfrau. Il Monte Sighignola merita veramente una visita. Il territorio della Valle Intelvi si trova all'interno della diocesi di Como. Andiamo a conoscere il pastore. Confiniamo da una parte con il Piemonte e dall'altra con l'Alto Adige, quindi è una diocesi tipica e specifica per un vescovo itinerante. Molto ricca di storia e di arte la Valle d'Intelvi, oltre che ricca anche di fede, dobbiamo dire, ma una serie di gioielli, devo dire, dal punto di vista architettonico, tant'è vero che c'è un'intera scuola di maestri, architetti fin dal Medioevo, che ha riempito di chiese l'intera Europa, i cosiddetti maestri comacini, che anche nella Valle d'Intelvi hanno fatto dei piccoli capolavori d'architettura. Queste comunità piccole hanno imparato poi recentemente a lavorare insieme con una buona condivisione del cammino e della testimonianza al Vangelo, realizzando poi un'ospitalità così apprezzata che la valle nel suo insieme decuplica quasi
i suoi abitanti durante i periodi estivi, per cui molti anche extradiocesani, molti lombardi e extralombardi trovano lì il sollievo, la pace e anche l'accoglienza familiare e fraterna tipica delle nostre comunità intelvesi. Radicata una pietà mariana molto bella, molto profonda e anche devo dire molto alta dal punto di vista teologico, nel senso che non è solo questione di piccole devozioni, anche rispettabili ma un po' marginali, però si va anche grazie alla predicazione recente dei preti e dei catechisti, si va un po' all'essenziale con la pietà mariana strettamente collegata con il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. E quindi una pietà mariana che è connessa con il nucleo centrale della fede e che rende queste comunità un modello e un punto di riferimento per molti, sia in diocesi che fuori. Io preferisco pensare a questi santi, e ne abbiamo tanti di antichi e di recentissimi nella nostra diocesi, come dei modelli ai quali ispirare un po' la nostra spiritualità tipica. Per esempio, Sant'Abbondio è passato alla storia come il latore della lettera del Papa alle chiese orientali proprio sul tema dell'incarnazione. Questo mi pare che richiami la Valle d'Intelvi, che lo venera, e la diocesi di Como nel suo insieme, a una particolare sottolineatura appassionata e docile al centro della nostra fede, che è l'incarnazione del Figlio di Dio, che è il riconoscere in Gesù Cristo l'immagine piena e rivelata del volto del Padre. Ed è questo, credo, un elemento certamente non esclusivo, ma tipico delle nostre comunità, dove mi pare di intravedere che la centralità di Gesù Cristo e del suo messaggio sia perlomeno desiderata e in qualche modo perseguita. La Valle Intelvi propone vari menù e sul territorio ci sono ristoranti per tutti i gusti. Andiamo a scoprire alcuni piatti tipici del luogo. Siamo a Lanzo d'Intelvi, davanti a questa bellissima tavola imbandita. Qui con me ci sono delle persone, degli abitanti di Lanzo, degli amici, che si sono prestati appunto a far vedere i costumi tipici di Lanzo e della valle, dove i nostri nonni, 50-60 anni fa, si vestirono proprio in questo modo. Questa tavola è imbandita di tutti i piatti tipici della Val d'Intelvi. Alla mia destra abbiamo il mac, detto proprio in dialetto lanzese, ed è una minestra di castagne. Qui davanti a me c'è la classica pasta e fagioli. Abbiamo le patate arrostite, in dialetto patati rusti. Qui alla mia sinistra invece abbiamo la classica fugaceta, che è una pastella fatta di farina e acqua, dove vengono imbevute dei pezzettini di mela e vengono poi fatti friggere in olio di semi. Proprio qui fuori c'è l'amico Teresio che sta facendo i birol, che sono le caldarroste. E voglio ricordare che alla fine di ottobre, l'ultima settimana di ottobre di tutti gli anni, facciamo una grande birollata dove vengono tantissima gente anche dai paesi limitrofi e non solo. L'ultimo piatto che volevo presentarvi è proprio il clou, è il piatto proprio tipico della Val d'Intelvi, ed è la pulenta uncia, lo dice la parola stessa, pulenta unta. Perché unta? Perché ci va dentro tantissimo burro fuso fatto arrostire con aglio, farina di grano saraceno e poi 3, 4, 5 tipi di formaggio locale. Vi aspettiamo tutti in Val d'Intelvi!
Le belle chiese presenti sul territorio della Valle Intelvi rappresentano l'orgoglio della popolazione. Con Dorremo andiamo a percorrere l'itinerario religioso di Lanzo d'Intelvi e Scaria. Lo scrigno d'arte e della religiosità di Scaria e della Valle è nel museo. Il cuore d'arte e di religiosità della comunità di Scaria è nella chiesa di Santa Maria. È una ricchezza per gli occhi e per l'anima. Ecco, è proprio un guardare la Madonna come alla mamma di Gesù, ma alla Madre Nostra. Io mi sorprendo ogni volta davanti alla scena della Natività di Maria. È a dimensione di una famiglia, la Chiesa di Santa Maria. In questa chiesa c'è un altare dove al posto d'onore vi è un quadro che, a dirlo in tedesco, suona come Maria Hilf, Maria aiutaci, è la Madonna dell'aiuto. L'originale è a Innsbruck, nella chiesa dei Cappuccini, opera di Lucas Cranach, ma non c'è come semplicemente l'ammirazione di un'opera storica, c'è la devozione di noi, c'è la devozione di chi entrando in chiesa passa a pregare un'Ave Maria. Dove è il legame tra il passato e il presente? Patroni della parrocchia di Scaria sono i santi Nazario e Celso. Nella denominazione della Chiesa a questi santi martiri, noi vediamo il legame con la comunità cristiana di Milano. Al tempo stesso è particolare che viene solennizzata nell'anno in parrocchia la festa della Madonna con il titolo della Madonna dell'Aiuto. Questo anche a Lanzo. Il patrono è San Siro, la chiesa parrocchiale al Santo Vescovo di Pavia. Ci dice del legame anche delle nostre terre, delle nostre parrocchie, anche con la chiesa di Pavia. Però la celebrazione principale dell'anno, distesa sui tre giorni, è la festa della Madonna di Loreto, dove la chiesa della Madonna di Loreto semplicemente viene conosciuta come la Madonna di Lanzo, perché quella devozione che da Loreto si era diffusa in tutta Europa, potremmo dire, quella devozione che fece in modo che Piero Spazi, che lavorava in Slovacchia, facesse una donazione per costruire, in realtà poi si è radicata in mezzo a noi. Per l'occasione, per la festa della Madonna, la Madonna di Loreto, della Madonna di Lanzo, ritornano in paese tutti quelli che sono originari di Lanzo, ma anche chi vi ha posto casa, e al punto tale che forse già i nonni venivano in vacanza e poi i genitori e poi i figli. Tina Fraquelli, sono presidente del Team Bike Valle Intelvi, un'associazione sportiva nata 2 anni fa da 4 amici che al bar veramente hanno deciso di provare a far conoscere questa nostra valle anche con la mountain bike. Ci sono dei percorsi, a mio giudizio, ma anche dei miei amici bikers che fanno campionati italiani, cioè gente che va, bellissimi e abbastanza unici nel loro genere. Dobbiamo cercare di promuoverli un po' di più
soprattutto nei ragazzi, che c'è, insomma, non c'è soltanto il calcio, ma c'è anche proprio la mountain bike, che è uno sport bellissimo, ti fa stare sempre in natura, poi a questo periodo con questi colori è veramente bello. Il 4 di agosto abbiamo fatto una gara di mountain bike aperta a tutti, tesserati e non, dove sono venuti più di 250 iscritti, ed è stato bellissimo perché abbiamo trovato veramente gente forte che è stata contenta e gente, la famiglia, che ha comunque potuto pedalare nei nostri boschi. E questa cosa è una cosa che ci ha fatto veramente, anche se abbiamo fatto tanto fatica a organizzarla, ci ha riempito proprio di orgoglio, perché sono stati tutti contenti, ecco, nella nostra semplicità e nelle nostre poche disponibilità comunque economiche che abbiamo. Con il direttore di Arte Sacra della Diocesi di Como andiamo a presentare la preziosa raccolta d'arte sacra presente nel centro storico di Scaria, frazione di Lanzo d'Intelvi. Il Museo Diocesano di Arte Sacra di Scaria Intelvi nasce nel 1966 come un satellite del Museo Diocesano di Arte Sacra di Como, che però non ebbe mai i natali. Nacquero da allora alcuni musei, alcune piccole collezioni sul territorio, tra cui questa, che ebbero proprio come caratteristica peculiare di essere radicati in un territorio forse poco conosciuto e percorso dalle grandi masse turistiche, ma capaci di valorizzare la storia, l'arte e la bellezza presente nei borghi più nascosti del nostro territorio. Scaria è un piccolo paese, ma che ha una lunga storia artistica e anche aperta, possiamo dire, al mondo intero, all'Europa, a partire dal Medioevo, e alcune testimonianze sono proprio raccolte in questo piccolo museo, a partire da una croce, la croce cosiddetta antelamica, del XII secolo, degli inizi del XII secolo, una piccola croce in rame battuto e inciso che sino a pochi anni fa veniva portata in processione dalla gente del paese. La croce è detta antelamica dal nome della valle stessa, la valle Antelama. Oltre alla presenza di questo oggetto medievale, abbiamo una serie di oggetti realizzati dagli artisti che non solo hanno lasciato opere nella valle, ma ripeto, in tutta Europa, tra cui Tommaso Orsolini, che è stato grande scultore a Genova, ma i due protagonisti sono Ercole Ferrata, che era nativo di un paese della valle e che, dopo essersi formato prima a Genova, poi a Napoli, in Abruzzo, lavorò soprattutto a Roma all'epoca del grande Bernini, anzi fu uno dei suoi principali collaboratori. Del Ferrata abbiamo in museo alcuni piccoli bozzetti, alcune piccole statue in legno, sue o del suo ambito, della sua bottega, e sono oggetti assolutamente straordinari dal punto di vista qualitativo. Una delle statue è tra l'altro la copia della statua di Sant'Andrea che si trova in San Pietro a Roma. Insieme al Ferrata, l'altra grande dinastia di artisti che è qui particolarmente presente è quella dei Carloni, soprattutto Carlo Innocenzo, che fu un grande decoratore che percorse l'Europa intera, soprattutto nelle cattedrali, nei monasteri, nelle grandi corti del centro e fino al nord Europa. Questo artista, insieme al padre e poi ai fratelli, non solo ha lasciato al museo e alla comunità alcune opere sue, ma ha decorato la chiesa di Santa Maria, che fa parte del percorso del museo. È impossibile non vedere questa chiesa, che è un gioiello straordinario dal punto di vista pittorico, coloristico e del movimento. Siamo nel pieno Settecento, quindi l'arte è già quella tardo barocca, che stupisce per la raffinatezza e la vivacità appunto delle forme. Il Carloni si ricordò del paese nativo anche attraverso donazioni straordinarie, tra cui due oggetti in particolare che sono qui conservati. Uno è il cosiddetto paradisin o paradisino, che è un apparato che si usa per le 40 ore, quindi solo alcuni giorni all'anno, e il Carloni fece realizzare a Vienna, che portò da Vienna pagandolo 2000 fiorini, quindi un prezzo esorbitante,
È detto popolarmente paradisino perché per la sua bellezza e per lo scintillio delle forme dà l'idea appunto del paradiso nel momento dell'adorazione eucaristica. L'altro oggetto è l'ostensorio che lui stesso ha disegnato e che alcuni orafi viennesi realizzarono e che è qui conservato. La natura è il vero punto di forza della Valle Intelvi, adesso andiamo a scoprire la bella storia dei cavalli del Bisbino. Siamo a Lanzo di Intelvi, a Pian delle Noci. È la zona, il recinto invernale dei cavalli del Bisbino. Erano sul monte Bisbino, sopra Como. Alla morte del proprietario, con una azione internazionale per salvare questi cavalli, è nata l'associazione Cavalli del Bisbino Onlus. Nel 2010 abbiamo fatto la grande transumanza dai monti del Bisbino, una ventina di chilometri, per andare sugli Alpi del Generoso, che ci sono stati concessi come zona. Adesso è quindi la quarta transumanza a scendere dall'Alpe estivo e tornare al recinto invernale, dove avranno foraggio a disposizione, acqua, libertà e volontà, qualche riparo di cui fanno poco uso. E questa è un po' la storia da 16 a 24 ed ora 23 cavalli avellinesi, che sono i cavalli del Bisbino. I bambini hanno molta gioia e noi ne abbiamo quasi altrettanta, perché nel frattempo, in questi anni, è nato un buon rapporto con i cavalli, sono fiduciosi e quindi lasciano avvicinare le altre persone, anche non i soliti che frequentano il recinto. Sono molte le persone impegnate nella valorizzazione della Valle Intelvi. Andiamo ad incontrare il responsabile di un'associazione turistica del luogo. Valle Intelvi è una bellissima valle incastonata tra il lago di Lugano e il lago di Como. Siamo a pochissimi chilometri da Milano e sicuramente è una delle mete più belle di tutta la Lombardia. Abbiamo la fortuna appunto di essere facilmente raggiungibili dalle grandi città, anzi mi sentirei di darvi un consiglio per un bellissimo itinerario lasciando la vostra macchina a casa. Prendete il treno, arrivate a Como, da lì con il battello una bella gita sul lago, arrivate ad Argenio, che è il primo paese della nostra valle, e da lì con la funivia salite verso Pio. Dopo esservi gustati il panorama, che da lì è fantastico, con magari in sella una mountain bike, vi fate i nostri percorsi nei sentieri della nostra valle. Infatti la nostra valle è piena di sentieri, sentieri bellissimi, con itinerari che vi possono portare o a tantissime chiese che noi abbiamo, che sono ricche di cultura e comunque fatti quasi in grandissima parte dai nostri magistri intelvesi, che sono artisti che hanno dato lustro alla nostra valle in tutta Europa, o altrimenti sfociano in panorami mozzafiato, come potrebbe essere la Sighignola, il Balcone d'Italia, che è un luogo del cuore fai. Oppure possiamo arrivare a Derbonne, che è un bellissimo borgo che attraverso un nuovo ponte di recente costruzione si arriva in Svizzera proprio in 2 minuti, o addirittura al Rifugio Venini, dove si possono, oltre a vedere il panorama anche lì bellissimo, potete vedere la linea Cadorna, quindi la frontiera nord. Per quanto riguarda lo sport, poi possiamo fare veramente di tutto.
abbiamo una rampa dove si può partire con il parapendio dalla vetta Sighignola e da lì si può vedere tutte le bellezze della nostra valle. Per fare anche del canyoning si può fare sul torrente Lirone a Claino con Ostino. Abbiamo anche una torre d'arrampicata a Laino, veramente non ci può mancare niente. Per noi è importante cominciare a dare al turista un insieme globale della Val d'Intelvi, perché va apprezzata nella sua complessità, perché veramente è tanta, tanto bella e è un peccato perderne un solo pezzettino. Gli sbandati sono una Guggen che è nata 10 anni fa, quest'anno quello in corso è il 10° anno dall'inizio della nostra attività. Ci occupiamo sostanzialmente di fare musica, la facciamo in tutti i carnevali sia del Ticino che in Italia e poi ci dilettiamo durante il periodo estivo a partecipare a feste o sagre portando la nostra musica. La nostra è una musica giovane, in questo momento stiamo ascoltando l'ultimo pezzo di Rihanna che è poi la nostra sigla ed è il pezzo introduttivo che apre tutte le nostre sfilate e i nostri concerti. Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo e di rappresentarlo questa sera a voi, in quanto è un gruppo molto eterogeneo, rappresentato da tutti i paesi della Val d'Intelvi e siamo molto contenti di portare gioia e felicità in tutte le manifestazioni. Vi voglio fare un invito nel nostro bellissimo dialetto. Uè, ma raccomandi, tu schi in Val d'Intelvi, perché se io e divertis agli propri vignichi. Viva la Valle Intelvi, buone passeggiate e viaggiate in sicurezza. Ciao!